Amici, bentornati su Dark Souls. Allora, il mio amico mi ha dato qualche dritta, quindi adesso vi farò vedere una cosa. Andiamo a zicare questo. Allora, intanto credo di poter livellare. Avrei ancora sulla vitalità. Devo aumentare i punti di vita perché questa storia che non c'ho umanità, non ho. Non ho la possibilità di evocare. Dunque, proseguiamo. Ah no, beh, da dove sono arrivato? Che è passato un po', non mi ricordo benissimo, però so che devo fare un paio di cose che prima non avevo visto. Quantomeno lo devo menare a due mani perché. Allora, la prima cosa, ecco, in questa stanza qui c'è una parete invisibile qui sotto. Troviamo un po' di cose. Ovvero l'armatura di Havel, che Havel era quel bestione che c'era nei sotterranei a Borgone di Non Morti. Anche se adesso non ho le caratteristiche. No, cazzo, cazzo. Tardo. Vabbè, rifacciamo. Bastardone, bastardone. Vediamo un attimo le caratteristiche che c'ha. Diciamo. 92, 56, 54, 49. Però è pesantissimo. Resiste poco al veleno, ma troppo molto pesante. Però mi faccio sempre ingolosire, oh, ma non c'è niente da fare.
Dunque. Stronzo. Cazzo. Ciao. Espiamo un po', dai. Sto stronzo. Comunque non so, forse avrei dovuto nel tempo fare qualche livellata in più. Ma dai, via, puntare dall'altra parte, come ho fatto prima. Un po' ridicolo a volte, eh. Forse non fa, anche con armi migliori, cioè un po' più potenziate forse. Vediamo un'armatura. Ah, in ritardo. Voglio lasciar vivere un stracciamaroni di dove. No, di là. Dall'occulto. Mi ha preso tutto, sì. Trucchettino interessante per avere l'armatura di Abel completa. Sta chiusa. Soprattutto mi ricordo bene dove sono tutti i vari personaggi. Però qui ce n'era uno, sì. Aia, aia, aia. Ok, qui dentro c'erano altri stronzi, ce n'è ancora. Ho sbagliato, dovevo andare prima dall'altra parte. Porca troia. Dopo lì.
devo libellare ancora, ragazzi. Sperare di trovare in giro qualche umanità, ma... Che quello sarebbe fondamentale, poter ravvivare la fiamma per... avere queste cazzo di 10 piastre. Allora, va bene, di lì è chiusa, di lì abbiamo il camino e cazzi vari, andiamo su. Dai, vieni fuori. Nel campo aperto è un po' più facile. C'era sotto il demone, giusto? Sì. Ok, sono dall'altra parte. Merda, vieni va. Allora, quei tipi là ce le vediamo poi dalla parte opposta. Ok. Questa tecnica funziona, un colpo normale. Allora, andiamo prima di qui. Qua c'era il tizio là in fondo nel balcone, ok. Allora, là c'è la scala per scendere, c'è il tizio. Di qui non mi ricordo più adesso, speriamo di non... Ah, di qui c'è il demone. Ma il demone lo eviterei.
E qui si sale, andiamo un attimo solo a vedere cosa c'è. Ah, qua è dove mi sono fatto incollare prima. Quindi non andare giù di lì. Vieni, vieni. Anticipato, maledetto. Fiaschettina. Ora là vedo dei giganti. Senti tremolare il globo dell'occhio nero. Cosa significa? Vado in mondo di un uccisore di guardiano. Oh, porca puttana. Ma veramente? Oh, mamma mia, ho fatto cagare sotto, ho detto. Ma che cazzo? Vengono fin qua. Ma questi sono cattivi, eh. Li vedo più determinati rispetto. Proviamo a usarlo. Una novità, eh? Vediamo cosa succede. Non ho energia. Non posso usare neanche le fiaschette. Ecco, vaffanculo, mi fa ripartire dal falò. Però non ho perso le anime. Ce l'ho ancora però quel globo lì. Merda.
Allora, qua niente, andiamo su. Cazzo, quanto tre fantasmi è dura però. Ecco, ho l'impressione che... da questo qua. Allora, gli stronzi li facciamo dopo. Sprecando un fiaschetto importantissimo, porca puttana. Usciamo. Ho usato troppe peschette. Proviamo stavolta ad andare giù prima. Vediamo cosa c'è. Perché di là quei due bestioni non è che sono tanto convinto. Vieni qua che c'è più spazio. Va. 14.200. Quasi al punto di livellare. Spazzato la guardia così. Sembra una statua. Cavaliere d'argento, armato del cavaliere d'argento. Dai, cavaliere d'argento, com'è? Peggiore alla fine, la mia armatura di cuoio adesso è abbastanza...
abbastanza valida. Ah, ok, questa è la famosa porta, quindi siamo andati per forza dall'altra parte. Beh, questo mi permette di accorciare quando muoio. Di qua ci sono andato. Qua c'è il demone. Boh, sono vicino al falò. La rischio una volta, dai, raga. Forte, da utilizzare le resine. Sì, anche le bombe, magari gli tiro un paio di bombe e vedo quanto gli toglie. Sì, sfondiamo anche lui, quindi ci dà una milletta, poi possiamo eventualmente. Strunz. Dai, ma questo era da Bertie. E invece mi incula. No, che spreco, figa. Che spreco. Ma sai, che roba è? Non riuscivo più a capire dove era la porta. Adesso vado a prendere le anime se riesco, scappo. Sono salito, sono entrato nelle porte, non mi ricordo più. Proprio all'esterno.
più all'esterno, vediamo. Adesso ho sbagliato io. Aiuti il tuo amico, eh. Minchia, guarda dov'è. Non è facile andare a prendere. Guarda te, dove mi prende? Dai. Ridicola una roba del genere. È un casino. Da. Allora, facciamo così, andiamo subito. Adesso se riesco cerco di prendere e uscire. Altrimenti... A parte che c'è un video abbastanza no senso. Se entro piano piano uguale, se ne accorge ugualmente. Finisco tutte le frecce, però fa culo.
potrebbe fare la differenza. Speriamo. Dai, figa! Dai! Porca troia! Bomba di merda, mi ha rovinato il gioco! Vabbè. Video interlocutore, lo chiudo qui al falò. Adesso non abbiamo neanche più il problema delle anime. La prossima volta riparto e vado direttamente dove stavo andando prima. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!